Buongiorno, oggi abbiamo sul banco di lavoro due altoparlanti JBL, precisamente il modello LE8T. Questi altoparlanti hanno da cambiare chiaramente la sospensione, come possiamo vedere questo è già pronto e pulito per essere sostituita, mentre il secondo, andiamo a vederlo nel dettaglio, ha un'anomalia. Questa anomalia è dovuta al fatto che, a parte la foam rovinata, è stato montato male. Quando si suol dire che ogni tanto i nodi vengono al pettine. In alcuni filmati dove smontavo la bobina mi raccomandavo di fare attenzione quando si rimonta di posizionare i terminali del cono nella posizione giusta. In questo caso, come possiamo vedere, qua è la sua posizione, mentre invece in realtà è stato montato nella parte sbagliata e poi l'hanno modificato mettendo dello scotch con i fili volanti. E oltretutto hanno tolto anche i terminali. Come possiamo vedere, nell'originale ci sono i due terminali con l'attacco per il cavo della cassa, insomma, che va a finire all'interno della cassa. Perciò qui sicuramente adesso bisogna non solo cambiare la foam, ma staccare completamente il cono, come se si dovesse cambiare la bobina, e riposizionarlo. Perciò adesso iniziamo l'operazione e vediamo come fare. Bene, abbiamo posizionato la telecamera e adesso procediamo con l'operazione. La prima cosa da fare, facciamo la pulizia. Sempre col solito alcol, andiamo a lavare via completamente i residui di foam. Togliamo la cornice e poi dopo lo passiamo a pulirla. Adesso puliamo il bordo. Tipo di altoparlante JBL, come d'altra parte tanti altri altoparlanti, hanno un bordino molto stretto dove andiamo ad incollare la foam. E infatti ci va una foam particolare che è apposta per la JBL. Thank you.
Purtroppo questo altoparlante l'hanno riempito di collante, non si capisce perché. È ridotto piuttosto male. C'è colla dappertutto anche all'interno. Purtroppo c'è da fare una bella pulizia qua perché altrimenti si lavora male. La colla che è dappertutto. Troppi residui di colla. Troppi. Adesso diamo una pulita al banco e poi facciamo le rifiniture. Bene, adesso fatta la pulizia del banco, iniziamo a stabilizzare.
staccare il centratore. Stessa procedura come già visto fare in altri altoparlanti. Andiamo a dare l'alcol sul bordo del centratore. Da far ammorbidire il collante, sperando che non l'abbiano incollato con il bicomponente, altrimenti bisogna tagliare la membrana. Intanto stacchiamo anche i fili con che hanno messo con lo scotch. Bel lavoro. E adesso vediamo se si è ammorbidito per toglierlo. Sempre con il bisturi, chiaramente. Per fortuna si stacca abbastanza agevolmente. Ed ecco il cono staccato. Senza fare nessun danno. Adesso bisogna poi staccare il cupolino
per poterlo centrare. E questo sarà un po' più dura perché in alluminio questo sicuramente si danneggerà. Comunque ci proviamo. Ora così la prossima mossa da fare è quella di andare a pulire tutto il bordo dal residuo di collante, come possiamo vedere, perché altrimenti non so se riesce a metterlo a fuoco. Come vediamo sul bordo qua ha praticamente il troppo collante ha sbordato fuori e adesso bisogna dargli una pulita perché altrimenti è abbastanza brutto da vedere. Io in questo sistema qua del collante che sborda fuori, siccome che questo alluminio, questo diciamo gestello d'alluminio è satinato e ha una rigatura molto leggera, e onde evitare di rovinarlo, graffiarlo e cercare di renderlo lucido, ho provato praticamente con vari prodotti, però ho visto che il WD-40 è ottimo anche per togliere il collante. E in questo caso qui, adesso faccio qualche prova, glielo diamo sopra, in modo che si ammorbidisce il collante, e poi ci passiamo con un pennellino a setole basse, molto rigido, in modo che possa penetrare all'interno della rigatura, la rigatura satinata del cestello. In questo modo, con un pennello molto, con le setole molto corte e rigide, andiamo a ripulirlo in questa maniera, lungo il senso della rigatura, chiaramente, perché in questo caso qui, essendo longitudinale, torna abbastanza comodo farlo in un verso unico. Bene, finito di fare tutta la pulizia del collante, diamo l'ultima passata con l'alcol e poi vediamo come è venuto. Lo asciughiamo. Come possiamo vedere, residui di colla
non ce ne sono più. Poi, ulteriormente, se si vuole renderlo ancora più lucido, basta passare con una penna in fibra di vetro sempre lungo le linee, possiamo renderlo ancora in questa maniera, possiamo ancora renderlo più lucido, togliere tutte le eventuali piccole macchie di ossidazione dell'alluminio. In questa maniera qui. In pratica questa penna ha una matita, come possiamo vedere, e la faccio uscire, in fibra di vetro. Sono un pacchetto molto compresso di fibre di vetro. Queste fanno sì che il supporto che andiamo a trattare non si rovini, anzi lo lucida, perché è come se fosse una microscopica carta abrasiva, con la differenza che, essendo in fibra, entra direttamente all'interno delle righe pulendo a fondo dai residui e dall'ossido. Ok, dovremmo essere quasi a posto. Non sto ad insistere molto, perché tanto è abbastanza pulito. Ok. Diamo l'ultima passata. E poi andiamo a togliere il cupolino al cono. In questo caso ho già messo l'alcol, l'isopropilico all'interno, e adesso, facendo pressione da sotto, piano piano andiamo a vedere se viene via. Il collante si è sciolto abbastanza. Si è staccato. Eccolo. E non si è neanche sciupato. Andiamo a dargli una bella pulita. Qualche residuo di colla anche qua. Ora lo lasciamo asciugare dall'alcol e poi andiamo a rimontarlo. Nel frattempo, anzi, c'è da pulire dal residuo della foam. Facciamolo subito, almeno asciuga completamente.
possiamo vedere, il residuo viene via molto facilmente con l'alcol. Questo dovrebbe essere pronto, lo lasciamo asciugare. Nel frattempo andiamo a sistemare il cestello montando le parti mancanti, cioè gli attacchi per la cordicella. Ok. Adesso un'operazione da fare è quella anche di proteggere il magnete da eventuali residui che andranno a depositarsi lavorando sugli spinotti. Cioè, proteggiamo con del nastro di carta, chiaramente dopo averlo già pulito all'interno, in questo modo. Ok, tornando poi al discorso del collante, ci sono vari modi per toglierlo eventualmente, ma uno, nel caso avesse un collante molto tenace, un modo abbastanza veloce è anche quello di utilizzare l'aria calda puntandola sul punto dove c'è il collante che non viene via, e piano piano, sempre con una spatolina di legno, non in metallo, e a quel punto lì viene via facilmente.
Chiaro che va fatto quando non c'è il cono, perché altrimenti l'aria calda potrebbe deformare il cartone. In questo caso lo si poteva fare. Non l'ho fatto perché il residuo era abbastanza limitato e è venuto via facilmente con alcol e WD-40. Detto questo, torniamo ai nostri spinotti. Nel caso specifico ho recuperato due spinotti che vengono utilizzati per le casse acustiche da mettere posteriormente per collegarci i cavi. In pratica vengono messi in questa posizione. Il cestello, essendo in alluminio, vanno isolati, altrimenti farebbero cortocircuito, e ho trovato che sono della stessa misura i distanziali per i finali TO3, per i finali di potenza, per chi non lo sapesse, per gli amplificatori. Perciò in questo caso qui andiamo a mettere, l'ho trovato in neri e bianchi, perciò il nero lo metto esterno per una questione estetica. Poi andiamo a girarlo e andiamo a fissare le viti sotto. Stessa cosa, i distanziali, in questo caso quelli bianchi, li mettiamo sotto. Andiamo a posizionare il terminale dove andrà saldato la nostra cordicella. La rondella per poter stringere. Scusate, non avevo visto che ero fuori camera. Due rondelle per bloccare e adesso andiamo a stringere. Con i due bulloni. Ok, prendiamo la chiave e si va avanti. Bene, abbiamo recuperato la chiave, andiamo a stringere i nostri dati, chiaramente posizionando col foro centrale l'attacco della cassa. Ok, operazione fatta, andiamo a vedere, abbiamo i due terminali e il fatto di metterla al centro era, mi riferivo al fatto che il foro dove entra il cavo deve essere chiaramente frontale, che torna molto meglio. E questo è pronto. Bene, finito il cestello,
Adesso approfittiamo del fatto che l'alcol è evaporato, possiamo montare la foam direttamente già sul cono, saltando un passaggio dopo il montaggio. Perciò possiamo andare a montarla direttamente sopra, in questa maniera. La posizioniamo, la mettiamo in tensione. Ho parlato di metterla in tensione perché è perfettamente aderente, per cui adesso posizionandola sul bordo praticamente quasi ci sta da sola, tanto per vedere, chiaro, ecco, praticamente adesso l'unica operazione da fare è quella di incollarla facendo uscendo di un tratto di foam da una parte come al solito mettiamo il collante. Poi andiamo ad inserirla sul cartone. Oppure si può anche fare in un'altra maniera, alzare il bordino da una parte, in questa maniera, mettere il collante sul cartone, e riposizionare la foam. Diciamo che quando abbiamo il cartone fuori dal cestello in questa maniera si può adottare varie soluzioni. Facciamo asciugare per un attimo, in modo da poter poi sollevare il resto. Qua è già asciutto. Ok, a questo punto possiamo anche fare in quest'altra maniera, sollevandola frontalmente.
facciamo l'ultima parte. Lasciamo asciugare un attimo e poi vediamo il risultato. Bene, nel frattempo che il collante sta asciugando, come possiamo vedere è a buon punto. Andiamo a montare la foam sull'altro altoparlante, sul secondo. Abbiamo già posizionato le nostre spugne per tenere sollevato il cono e qui si fa con la stessa procedura, montando la foam sopra e iniziando pezzo per pezzo a incollare tutto intorno. Mettiamo il collante sulla prima parte e lo posizioniamo. Purtroppo su questo tipo di altoparlanti i margini di spazio sono molto ridotti, perciò c'è da lavorare con un po' di destrezza. Comunque l'importante è che asciughi il primo tratto, poi dopo di conseguenza si va avanti su tutto il resto. Vuole pazienza, come al solito. Tanto che asciuga, sto pigiando dalla parte di sotto sul cartone. Farlo aderire bene. Poi si fa un altro pezzo, staccando un piccolo lembo. Riprendendo da dove abbiamo finito col collante, si riposiziona sotto e così via.
Fa un po' da una parte, poi intanto che asciuga si fa dalla parte che è opposta, dove praticamente il punto è già asciugato. Lo si ritira fuori per un piccolo tratto e continuiamo dalla parte opposta. Ed eccoci arrivati all'ultimo pezzo. A questo punto prendiamo il nostro attrezzetto angolato in modo da poter lavorare sotto.
Ok, adesso lo lasciamo asciugare per un attimo, intanto possiamo vedere che il lavoro viene perfettamente. Lasciamo asciugare e gli diamo un'ultima passata. Bene, adesso l'altoparlante è asciutto, andiamo a togliere le spugne e passiamo all'incollaggio della foam sul cestello. Solleviamo da una parte e cominciamo a dare il collante. A questo punto andiamo a farlo aderire e si comincerà poi a fare la centratura. È un altoparlante molto critico. Qua sicuramente la cosa migliore sarebbe quella di mettere il centratore. Comunque riusciamo a farlo ugualmente.
Ecco, adesso che sta asciugando si inizia a controllare la centratura. Prima che tiri completamente, che dopo diventa un problema. Stesso modus operandi, destra e sinistra, si fa molleggiare e non deve toccare sul magnete. Si ruota di 180 gradi, stessa cosa, qui gratta, qui no, allora si sposta verso la sinistra. Parlante anche la bobina che si è deformata perché l'hanno fatto lavorare senza la foam. Vediamo di trovare il punto migliore, altrimenti va smontato anche questo. Forse ci siamo. Colpo d'occhio che sia perfettamente circolare, un bel cerchio.
Bene, sembrerebbe che a questo punto l'altoparlante sia asciutto. Collante tirato, un po' di pazienza, siamo arrivati quasi in fondo. Ok, l'altoparlante non tocca da nessuna parte, sia a salire che a scendere. Ok, a questo punto possiamo mettere la cornice e l'altoparlante è finito. Mettere la cornice e il collante lo diamo direttamente sopra. Posizioniamo il taglio in modo che sia esteticamente uguale a tutte e due nella parte dove ci sono i terminali della bobina. E poi lo lasciamo asciugare. E questo praticamente è terminato. Adesso passiamo a montare l'altro altoparlante. Bene, adesso passiamo a montare il cono sulla sua struttura. Togliamo il nastro di protezione. Poi, importante è dare una passata all'interno per vedere se c'è della sporcizia. Si usa un pezzo di nastro girato al contrario in modo che la parte appiccicosa sia in esterno e si passa all'interno con un pezzo di nylon rigido. In questa maniera si manda dentro e poi si fa girare intorno. In questo modo, se c'è della polvere, limatura, eccetera, si deposita sul nastro isolante e viene via. In questa maniera. A questo punto è pulito. Adesso andiamo a posizionare il cono sul cestello qua. Allora, come appunto detto all'inizio, che avevano fatto un errore, se i terminali sono qua, le cordicelle, cioè la parte dove ci sono i punti che si vedono chiaramente, devono corrispondere qua, non dalla parte opposta o di traverso qua, altrimenti si sbaglia. E allora bisogna metterlo in questa posizione, in modo che
le due cordicelle siano in riferimento col foro qui, perché chiaramente di sotto ci sono i terminali. A questo punto andiamo a mettere il centratore. Il centratore può essere o questo, se è il suo, che dentro ci entra, però andiamo a vedere se entra anche di sotto. No, sotto non ci entra. Bene, a questo punto andiamo a prendere i centratori per poter posizionare il cono sul cestello. Dalle verifiche fatte servono due spessori, uno di uno spessore, uno leggermente inferiore, per poter far aderire perfettamente la bobina al magnete. Vengono inseriti tutti e due e a questo punto si inserisce il tutto. Come detto all'inizio, cosa importante è, prima di incollare, di verificare che sia appunto i terminali nel verso dove ci sono i suoi attacchi. Adesso possiamo andare a mettere il collante per poterlo poi posizionare. Lo ritogliamo. E diamo il collante dove va il centratore. Montiamo il tutto sempre tenendo la posizione. Cominciamo a far aderire la nostra membrana che fa da centratore e la bobina.
Ok, a questo punto possiamo cominciare a dare il collante anche sotto la foam, così asciugano insieme. Cominciamo a pigiare la foam e farla amalgamare. In questo caso problemi di centratura non ce ne dovrebbero essere, perché con il centratore meccanico inserito la bobina non si può spostare, anche se non è sempre così, purtroppo. A volte qualcuno mi chiede perché non uso il centratore per fare la centratura degli altoparlanti quando cambio la membrana, togliendo il cupolino. Il fatto è che, fatta a mano, spesso e volentieri la centratura è migliore di quella meccanica fatta in fabbrica, perché un conto è accompagnare il cono mentre asciuga in una centratura fatta, diciamo, a orecchio. Un conto è lasciare asciugare meccanicamente il collante e poi togliere il centratore, e a quel punto lì potrebbe essere, per un qualche motivo, aver tirato di più da una parte o dall'altra, e come già capitato, altoparlanti nuovi che sono decentrati e dopo poco che lavorano, anche in garanzia, è capitato di doverli smontare e metterli a posto. Perciò, no, come si suol dire, non è detto che tutte le ciambelle vengano col buco, e a volte può capitare che non vanno bene. Perciò, perché andare a sciupare un cupolino centrale togliendolo per fare una centratura? Si fa a mano e viene perfetta. Bene, a questo punto il collante è asciutto. Possiamo provare a togliere il centratore. Infatti, l'altoparlante è perfettamente centrato.
Adesso bisogna andare a collegare i due terminali, che tra l'altro, come possiamo vedere, sono molto lunghi perché l'avevano modificati per farli arrivare sopra qua al magnete col nastro. Adesso bisogna dargli la giusta lunghezza e poi saldarli e tagliarli. Normalmente bisogna lasciare un minimo per poter far sì che l'altoparlante si muova senza impedimenti, e lo saldiamo a quel punto. Stessa cosa di qua. Stessa lunghezza. Ok. A questo punto possiamo tagliare il rimanente. Possiamo vedere i terminali sono collegati. Entrambi. Bene, adesso prima di montare il cupolino proviamo a sentire se funziona bene con l'audio. Colleghiamo l'amplificatore e sentiamo un pezzetto di musica.
sembra che funzioni perfettamente, perciò possiamo rimontare il cupolino e la cornice. Partiamo dal cupolino. Diamo un po' di collante sul bordo. Ok, e adesso lo posizioniamo. Peccato che chi ha fatto questo lavoro l'hanno riempito di colla, purtroppo andarla a togliere si rovina il cartone, dobbiamo lasciarla così, è un peccato. Comunque, adesso asciutto il collante sotto, andiamo a dargli anche un collante nero, dargli una cornice migliore. Adesso rimontiamo la sua cornice. Stessa cosa, si parte dal centro, mantenere la stessa estetica. Adesso lo lasciamo asciugare e poi li vediamo tutti e due assieme. Ed ecco qua i nostri due altoparlanti JBL pronti per essere consegnati. Saluto tutti e al prossimo video.